Chiuva Madarnà, molto conosciuto per il lardo. Io sono Ivo Giulì, presidente della Chiuva, un'operativa che era nata da prima come consorzio agricolo, però da subito si è messa a coltivare uva, più che altro a raccogliere l'uva dei soci. Nel nostro ristorante non c'è solo ristorante, c'è anche un piccolo punto vendita dove troviamo i nostri prodotti principali, quindi il vino, i salumi che facciamo noi e anche il lardo di Arnà, altri prodotti dei soci, alcuni prodotti cucinati da noi e poi altri prodotti di qualche azienda del territorio per completare l'offerta. E negli ultimi anni la cooperativa ha scelto di condurre anche il ristorante che gestiva un terzo. Per quanto riguarda la cucina, io vengo da un altro mondo, ho fatto un po' di agricoltura, faccio il presidente della cooperativa, facevo il geometra, ma non mi sono mai occupato di cucina. Da qualche anno ho seguito un po' chi c'era cuoco prima e abbiamo visto quali erano le esigenze di una cucina. Da un contatto con dei miei amici ho avuto la possibilità di provare il forno raffinato. Per implementare l'attrezzatura, da qualche tempo abbiamo comprato un univario a due vasche e altri due forni solo per la panificazione. Nel nostro ristorante serviamo indicativamente 200 coperti a pranzo tutti i giorni, facciamo tanti piatti alla carta, però usiamo dei pochi e semplici piatti che cuciniamo nelle apparecchiature più moderne che abbiamo potuto acquistare. Il risultato, secondo me, è quello che mi aspettavo. Abbiamo scelto di cucinare anche il pane direttamente nel ristorante e possiamo vedere che cuciniamo del pane nero in cassetta per avere più comodo per l'affettamento. Quel pane è un pane di segale con lievito madre, 100% segale. Devo dire che i risultati sono molto buoni, sia in termini di qualità che di produzione.